Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Siamo qui a questa festa di rifondazione dei circoli di rifondazione comunista. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i compagni dei circoli di Bologna, il circolo di Granarolo, il circolo di Valsamoggia per l'attività svolta. Faccio gli auguri al compagno Mauro Collina, segretario provinciale, che non può esserci perché è ammalato. Siamo qua per discutere del futuro della sinistra. La sinistra però con una chiara connotazione, cioè la sinistra noi diciamo la vera sinistra, cioè la sinistra alternativa ai poli esistenti, al centro-sinistra e al centro-destra, cioè quella che ancora si riconosce nei valori della sinistra. E qui appunto si è riunito, si è organizzato appunto un momento di riflessione tutti insieme per vedere se e come, più che se, come cercare di formulare una proposta politica di unità a sinistra finalmente proprio e quindi è sembrato giusto coinvolgere la compagna Dora Palumbo, che rappresenta in sostanza è impegnata politicamente, ma rappresenta una realtà locale, un'iniziativa locale, e a livello locale come ci si è mossi a sinistra e come si è cercato a sinistra di trovare l'unità, poi dopo si dirà anche lei. Poi c'è Marta Collot, che è coordinatrice, portavoce nazionale di Potere al Popolo, che è diciamo un'anima importante diciamo di questo percorso. Ci arriverà Maurizio Acerbo, che è il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che tarda un attimo per una questione di orari di treno, ma sta arrivando, che quindi è la voce del nostro partito, di Rifondazione Comunista. E poi c'è Luigi De Magistris, che tutti voi conoscete, che diciamo è l'unico che è riuscito a sconfiggere destra e centro-sinistra, insomma, e quindi a questo e quindi esatto insomma diciamo che lui l'ha dimostrato sul campo che è possibile, è stato possibile a livello locale. Qui vediamo se ci sono i presupposti appunto a livello nazionale. So che poi De Magistri insomma, sono impegnati in altre iniziative, ad esempio c'è un'iniziativa il 30 giugno alle 6 in Piazza Rocco, insomma so che De Magistri, anche la Colotti, insomma si sta proprio cercando di coinvolgere le persone per lanciare una proposta, comunque verificare insieme una proposta politica. Quindi io inizierei a sentire quali sono diciamo le idee per questa unità a sinistra e di coesione anche che hanno i nostri relatori. Inizierei da Dora Palumbo. Buonasera a tutti e tutti, grazie Stefano per la parola. Il tema di questa sera, la sinistra e l'unità, è un tema importantissimo a mio avviso, ma un tema anche molto ma molto difficile. Io sono la coordinatrice di Sinistra Unita per Bologna e praticamente è una lista che spero che la maggior parte di voi conosciate, che l'abbiate votata, che si è presentata alle scorse amministrative qui a Bologna. Com'è nata questa? La voglio raccontare perché appunto è stato un tentativo, un percorso per cercare l'unità nella sinistra. È nata, tutto è partito da un appello che è stato lanciato e sottoscritto da una serie di
esponenti politici, sociali e sindacali della sinistra bolognese, e questo appello aveva il nome qualcosa di sinistra per Bologna, conoscerete a chi appartiene questa frase, e si voleva cercare appunto di lanciare innanzitutto una lista per le elezioni che cioè, ci sono state il 3 e 4 ottobre. Tutto ciò è partito l'estate scorsa, più di un anno fa, e si voleva praticamente portare nella competizione elettorale le ragioni del mondo del lavoro e di una sinistra in una prospettiva antiliberista e anticapitalista. E, come sono andate le cose? E, dunque, ci sono state diversi incontri, diverse riunioni durante le quali si sono discussi tanti problemi bolognesi, che andavano appunto dai trasporti, dalla sanità, da una sanità pubblica, dal mondo dal lavoro all'ambiente, che come vi sarete accorti, insomma, a Bologna l'ambiente è molto aggredito dalla speculazione. Sta girando, abbiamo portato anche dei volantini per l'allargamento, che siamo contro l'allargamento della tangenziale dell'autostrada, che passerà a 16-18 corsie in una città come Bologna, è una follia. Ma questo è soltanto uno dei temi di aggressione del territorio. Ci sono costruzioni di palazzi enormi in contesti di piccole abitazioni e cose del genere. Quindi dopo aver fatto delle riunioni appunto tematiche, c'è stata un'assemblea pubblica molto partecipata. All'interno di questa assemblea si è deciso il nome della candidata, del candidato sindaco, è stato fatto il mio nome e è stato votato, praticamente passato all'unanimità. Non è stato fatto nessun altro nome, ma mi andava bene anche un altro candidato, un'altra candidata sindaca. L'importante era quello di fare qualcosa uniti. Fino ad allora avevamo appunto tanti attivisti politici, sindacali e sociali, e il Partito della Rifondazione Comunista e il Partito Comunista Italiano. Durante questa riunione, questa assemblea, si è votato anche il nome da dare alla lista. Ha vinto, cioè il nome che ha preso più voti è stato Sinistra Unita per Bologna. Proprio è questo a significare che c'era questa esigenza di vedere una sinistra finalmente unita. Altri nomi che sono molto fantasiosi, che sono stati lanciati durante questa assemblea, alcuni li abbiamo utilizzati come slogan per la campagna elettorale, come dice il nostro striscione Ritorno al futuro, ma ci sono stati anche altri nomi tipo Calzini spaiati in paradiso, anche questo era molto evocativo, molto. Comunque ha vinto invece il nome chiaro, Sinistra Unita per Bologna, quindi si capiva che c'era questa esigenza. Come è finita? Dunque, è stata alla fine, alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre, ci sono state tre liste di sinistra. Sinistra Unita per Bologna, Potere al Popolo e il Partito Comunista dei Lavoratori. E il risultato è che in Consiglio Comunale non è entrato nessuno, non c'è in questo momento un'opposizione di sinistra in Consiglio Comunale, e c'è un'opposizione di destra, ma non c'è nessuno che a sinistra dia un po' fastidio al sindaco che governa questa città. Diversamente è andato nei quartieri
abbiamo Sinistra Unita per Bologna, ha preso in alcuni quartieri, nei quartieri dove ha preso meno voti, ha preso una percentuale del 5,6%, in questo quartiere è arrivata a prendere anche 7,8%. Abbiamo provato a spiegarci perché questa differenza, e io me la sono spiegata in questo modo: mentre in consiglio comunale il Partito Democratico si è presentato in coalizione, praticamente ha presentato 13 liste, nei quartieri ha presentato soltanto un simbolo. Allora le cittadine e i cittadini bolognesi che non volevano votare il Partito Democratico ma volevano comunque salvarsi la coscienza hanno votato la coalizione del centro-sinistra votando un altro partito, cioè nel Verdi c'era Coalizione Civica. Invece quando si sono trovati nel consiglio di quartiere si sono trovati un blocco, un solo simbolo, e quindi hanno ripiegato per su qualche altra lista di sinistra, per cui noi siamo entrati in 5 quartieri su 6, una cosa un po' anomala, non si era mai visto, cioè abbiamo le rappresentanze nei quartieri ma nel consiglio comunale no, e questa cosa ci crea un po' di problemi, perché è importante avere riferimento in consiglio comunale, perché sapete i quartieri negli anni sono stati sempre più svuotati di competenze e di potere, insomma quello che si fa in quartiere è poco rispetto a quello che si potrebbe fare in consiglio comunale. Io non dico che se ci fosse stato un consigliere di sinistra o una consigliera di sinistra nel consiglio comunale sarebbero cambiate le sorti di Bologna, però comunque un po' di fastidio, un po' di pungolo al sindaco ci sarebbe stato, e secondo me era necessario. Invece adesso è libero di fare quello che vuole senza nessun fastidio. I consiglieri di quartiere si stanno dando molto da fare e vanno anche un po' al di là di quello che gli spetta, infatti cercano di portare avanti anche politiche un po' più elevate di quanto viene fatto nei quartieri, e anche tutti noi sui territori stiamo lavorando moltissimo, anche adesso per la guerra ci sono, anzi adesso ci volete firmare due petizioni, una per chiedere al governo di aderire al trattato ONU per mettere a bando le armi nucleari, e l'altro per contro l'aumento delle spese militari. Quindi questo per dire cosa stiamo facendo. Per andare oltre e dire invece cosa secondo me si dovrebbe fare per l'unità, che ritengo necessaria, bisognerebbe fare delle assemblee territoriali, far partecipare il più possibile le persone, far scegliere i leader, le persone da poi candidare alle prossime elezioni, perché di quello si parla, è inutile che ci nascondiamo, si parla delle prossime elezioni politiche, e, un programma unico, mettere insieme tutti i temi che ci vedono coesi, lasciando fuori tutto quello che sarà poco, perché alla fine il nemico non è tra di noi, la pensiamo allo stesso modo, però poi su certe cose ci dobbiamo dividere. Lasciamo fuori i temi, quelli divisivi, concentriamoci su quelli invece comuni, sui quali appunto la pensiamo allo stesso modo, e soprattutto individuare delle persone che diano garanzia di portare avanti questo programma. Questa è la ricetta. Io sono scottatissima perché sono stata eletta in consiglio comunale, io sono consigliera uscente nel Movimento 5 Stelle, e sono uscita dal Movimento 5 Stelle il giorno in cui il Movimento ha fatto il governo con la Lega, lo stesso giorno, non ho voluto starci neanche un minuto in più, quindi io sono già abbastanza scottata per questo. Vi ringrazio, passo la parola. Grazie Dora, poi faremo ovviamente più di un giro. Ecco, volevo solo dire che purtroppo
abbiamo diciamo un complotto, cioè il treno di Acerbo sta ritardando, quindi arriverà quando arriverà, lo accoglieremo. Intanto sentiamo Marta Collot e anche qui insomma siamo sullo stesso palco appunto per cercare un'unità, siamo stati magari divisi in passato, però l'idea appunto è di trovare una strada comune, quindi insomma sentiamo la compagna. Guarda, vai. Grazie, intanto grazie di avermi, di averci invitato. Ma io partirei da, come dire, da qua, a cercare di comprendere un attimo qual è il contesto in cui oggi effettivamente ci troviamo ad agire. È un contesto radicalmente cambiato anche solo negli ultimi mesi con l'avvento della guerra, che chiaramente ha creato uno spartiacque indissolubile tra chi appunto porta avanti delle politiche guerrafondaie e ci sta trascinando sull'orlo della terza guerra mondiale, e una maggioranza del paese che invece continua, nonostante una propaganda di guerra martellante, a essere contraria a questa guerra, contraria all'invio di armi. E quindi partirei da quella che è la situazione in cui ci stiamo trovando oggi. Ci troviamo di fronte da un lato a un contesto in cui c'è il governo Draghi, in cui sono tutti uniti in Parlamento e continuano a essere tutti uniti in Parlamento anche in un contesto belligerante, non è una cosa da poco conto, in un contesto in cui l'attacco che ci viene fatto dall'alto è sempre più feroce, e lo vediamo da tutti i punti di vista, appunto l'abbiamo visto per quanto riguarda ad esempio il tema delle spese militari, per cui ancora una volta dopo 30 anni in cui i soldi per la scuola non ci sono mai, i soldi per la sanità nonostante 2 anni di pandemia non solo non si sono trovati ma anzi si continua la strada delle privatizzazioni, per il welfare eccetera eccetera, politiche reali sul lavoro non viene fatto nulla. Contemporaneamente, con uno schiocco di dita, si decide di poter addirittura arrivare al 2% del PIL all'interno appunto del nostro paese, in un contesto tra l'altro in cui l'Unione Europea sta portando avanti una politica di riarmo a livello europeo. Quindi questo è il contesto appunto in cui tra l'altro viene annullata qualsiasi forma di senso, in cui non è possibile esprimere qualsiasi tipo di ragionamento più complesso o portare avanti un'analisi più radicale di quello che sta succedendo senza essere automaticamente tacciati come filoputiniani. Quindi la possibilità di dirsi contrari a questa guerra, denunciare quello che sta succedendo, ma di denunciare l'invasione russa, ma denunciare anche il fatto che questa guerra non è iniziata l'altro ieri, ma è iniziata 8 anni fa con la guerra in Donbass nel 2014, con un colpo di Stato voluto dall'Unione Europea, dalla NATO e dagli Stati Uniti. E quindi in un contesto di questo tipo, in cui tra l'altro appunto dopo mesi e anni in cui l'Unione Europea e il governo e tutte quelle forze di finto centrosinistra o centrosinistra hanno puntato molto sulla questione ambientale, sul greenwashing, qua a Bologna tra l'altro abbiamo un esempio molto lampante insomma di come effettivamente il centrosinistra abbia completamente tradito anche chi era stato votato proprio per la sua opposizione al passante, poi è passato nel carrozzone e adesso il passante o meglio secondo me il passante non si farà se saremo in grado di mettere in campo un'opposizione popolare, però se lasciamo fare a loro il passante si farà dopodomani, e lo vediamo in termini più complessivi. Si è parlato, si è messo, vabbè, lasciamo perdere sulla figura di Cingolani i, come dire, anche i conflitti di interesse e cosa rappresenta come persona, però insomma si è messo il ministro della transizione ecologica, è scoppiata la guerra, sapevamo che era una fuffa prima, però adesso in modo ancora più evidente, visto che nel momento in cui poi è scoppiata la guerra subito ci si è dimenticati tutto il resto, non si fa nemmeno più finta, si sta parlando addirittura di tornare al fossile e al nucleare, nonostante tra l'altro ci sia stato, oltre al referendum dell'acqua che viene costantemente negato e ignorato, ora si sta cercando anche di ignorare un altro referendum importante, che è quello appunto contro il nucleare. E appunto lo vediamo anche rispetto a quello che sta venendo fatto rispetto all'attacco nel mondo del lavoro, nel senso che dopo siamo a giugno, all'inizio, a metà giugno del 2022, dall'inizio dell'anno ci sono stati più di 500 morti sul lavoro, senza contare tra l'altro tutti quei morti che nemmeno vengono conteggiati, non solo perché magari sono in nero irregolari, parliamo dei braccianti, parliamo di condizioni di estremo sfruttamento, ma anche sono i morti che non vengono in genere conteggiati, che sono quelli di chi sta andando, sta
sta tornando dal lavoro, il caso emblematico dell'infermiera morta mentre stava tornando dopo dei turni massacranti rappresenta che già il numero è spaventoso che viviamo, che arriva, ma in realtà sarebbe ancora più alto se ci fosse un conteggio diverso, è motivo per cui tra l'altro anche noi stiamo portando avanti una battaglia anche insieme ad esempio all'Unione Sindacale di Base, ma tanti altri credo che siano d'accordo nel fatto che dovrebbe essere in questo paese introdotta una legge per l'omicidio sul lavoro, perché di questo si tratta e viene costantemente ignorato. Quindi già un problema di sicurezza sul lavoro è enorme ed è preoccupante, ma poi pensiamo a un continuo taglio dei diritti, una continua erosione in termini anche di democrazia sindacale. I sindacati di base sanno bene quali sono i problemi della rappresentanza sindacale. Pensiamo a tutto il sistema di Bologna, poi come dire l'emblema, il sistema, il mostro degli appalti e dei subappalti, il sistema delle finte cooperative cosa rappresenta, i contratti collettivi nazionali che firmati anche dalla Triplice che permettono di pagare le persone, i lavoratori 4 euro l'ora in modo legale, quindi senza nemmeno parlare. Pensiamo all'attacco padronale che ogni anno da quando è stato introdotto il reddito di cittadinanza, che ha un sacco di difetti, ma l'unico preso di aver reso tanti lavoratori meno ricattabili rispetto al passato, con la possibilità di rifiutare delle offerte di lavoro da fame. Quindi in un contesto in cui i salari continuano a diminuire, ormai lo sanno anche i sassi che siamo l'unico paese all'interno dell'Unione Europea in cui i salari dagli anni 90 non solo non sono cresciuti ma sono diminuiti. Contemporaneamente, se già il caro vita all'inizio dell'anno si faceva sentire, con l'avvento della guerra è evidente che sta diventando sempre più insostenibile. Questi pensano addirittura, poi chiaramente è stata solo una proposta, però ci fa capire il segno davvero violento della società in cui viviamo. Hanno avuto addirittura il coraggio di paventare il blocco dei salari e delle pensioni, che è una misura che dovrebbe ci fa tornare a un'epoca storica, che dovrebbe farci rabbrividire. Quindi questo è il contesto in cui ci troviamo a vivere, in cui gli studenti dovrebbero stare sui banchi di scuola, invece vengono mandati a lavorare e muoiono sul posto di lavoro mentre dovevano stare invece nei banchi di scuola a studiare. E quindi un contesto tra l'altro di repressione sia ideologica che concreta fortissima. Pensiamo agli squadristi che vengono mandati nei magazzini della logistica a picchiare i lavoratori, pensiamo a Abd al-Salam o ad Adil che sono stati ammazzati durante dei picchetti mentre difendevano i diritti di tutto e di tutti sotto il silenzio generale dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Quindi questo è il contesto in cui ci troviamo e credo che in questo contesto si apra però anche una finestra di possibilità, nel senso che già una risposta di tanti movimenti, i sindacati di base, le organizzazioni politiche studentesche le stanno mettendo in campo. Pensiamo ad esempio al movimento studentesco che ci ha dato una grossa lezione, io credo queste le giovani generazioni ci hanno dato in questo autunno e questo inverno la prova che ci si può mobilitare e si può dare un segno forte di quello di cui ci sarebbe bisogno in questo paese. E quindi si apre però anche una finestra di possibilità di costruire un'opposizione reale alla ferocia di questo sistema, a questo governo Draghi. E questo perché? Da un lato perché dopo 2 anni di pandemia alcune questioni che prima erano sono diventate di dibattito pubblico, perché alcune menzogne sono completamente alcune contraddizioni sono esplose e altre fregnacce che ci hanno raccontato per 30 anni ormai è evidente che il tema delle privatizzazioni è un problema serio, strutturale, stanno continuando, anzi vanno avanti a spada tratta col DDL concorrenza, che il tema degli investimenti nella sanità e nella scuola dopo 2 anni tutti si rendono conto che non è stato fatto nulla, che la direzione è di ignorare. Il tema delle delocalizzazioni, nel momento in cui anche c'era la possibilità di votare in Parlamento una legge seria, non come quella che è stata poi approvata per contrastare questo fenomeno, non è stato fatto nulla. Tra l'altro, appunto, ricordiamo uno stillicidio di delocalizzazioni dal momento in cui di licenziamenti, dal momento in cui è stato approvato lo sblocco dei licenziamenti di aziende che stavano bene, di aziende che non erano in crisi. E quindi, come dire, da un certo punto di vista il velo di Pandora è caduto, il fatto che in questo momento la maggioranza sociale della popolazione in Italia, di chi vive in Italia, è contrario a questa guerra nonostante la propaganda, ci dimostra che c'è una possibilità
grossa. E nonostante la disillusione, la crisi dei 5 Stelle credo che lo rappresenti perfettamente, nonostante la disillusione e la difficoltà poi a tradurre quella rabbia, quella insofferenza, quella indisponibilità anche, penso ai tanti giovani che oggi non si vogliono fare ricattare nel turbine dello sfruttamento stagionale, a tradurlo direttamente in attivazione, in mobilitazione in piazza, eccetera eccetera. Però si apre questa finestra, credo che il nostro compito sia quindi, che non è una questione, come dire, astratta, la questione dell'unità, se la pensiamo come sommatoria credo che sia una logica perdente, una logica che abbiamo già visto troppe volte, che credo che non produca un avanzamento ma anzi una possa diventare insomma un elemento di stallo, non ci porti qualcosa in più. Invece penso che ci sia necessità concreta di costruire un fronte ampio di opposizione a questo governo, un fronte ampio pacifista, interrogarci anche su cosa vuol dire davvero essere pacifisti oggi, che non significa che significa essere contrari all'invio di armi, che significa fare una battaglia dura per l'uscita dell'Italia dalla NATO e per l'uscita della NATO dall'Italia. Pensiamo alle tantissime basi militari, non solo della NATO statunitense e altri punti che se pensiamo a che insomma che se davvero si va verso una terza guerra mondiale diventano elementi estremamente sensibili, una lotta al caro vita, una lotta per un salario minimo dignitoso per poter permettere di vivere. E questo però secondo me diventa, come dire, un elemento, dobbiamo trovare quali sono i caratteri nuovi, di novità di questa di costruzione, di questa opposizione. Io credo che anche la parola sinistra sia una parola che ormai purtroppo è stata così svuotata del suo significato dagli usurpatori di quel campo lì che si chiamano Partito Democratico, che sappiamo essere un partito reazionario perché altro non si può chiamare, e tutto quel corollario del centro-sinistra che gli ha sempre fatto da stampella in modo più o meno ufficiale, in modo più o meno evidente, che ha svuotato questa parola, che le classi popolari, i lavoratori e lavoratrici giustamente non si fidano più, perché chi davvero ha smantellato i diritti del lavoro è stato il centro-sinistra in questo paese, è stato il Partito Democratico chi lo ha difeso. E invece dobbiamo parlare secondo me di un'unità popolare, un'unità delle lotte, un'unità a cercare di dare una rappresentazione di quelle che sono appunto i movimenti sociali e chi gli sfruttati diciamo di questo paese. Credo che si faccia, e il carattere nuovo appunto è di creare un fronte ampio che non rappresenti appunto la sommatoria di partiti o partitini, e rappresentando quello che sono, credo possano, debbano essere due elementi di forza: da un lato l'elemento della coerenza e della credibilità. La coerenza di chi non si è venduto in questi anni, il provare a riconquistare una connessione con le classi popolari che, ripeto, giustamente non si fidano di più di chi dice io sono il cambiamento e poi di fatto appena arriva a palazzo non cambia più niente, ma anzi si vende storie e aspettative che erano state riposte su di lui. Ma si fa soprattutto con l'elemento chiaro di internità a quelle che sono le lotte sociali, internità a quelle che sono le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, a quelle che sono l'internità, a quelle che sono, penso appunto, ripeto, il movimento studentesco, gli studenti che hanno fatto delle grosse mobilitazioni in quest'inverno, che tra l'altro hanno anche rappresentato il fatto che oggi, se una volta l'unità tra studenti e operai era un'unità più in termini diciamo di ideali e di valori, oggi in realtà con l'alternanza scuola-lavoro, i morti sul lavoro, si rappresenta una connessione tra queste due figure sociali nella concretezza, nella materialità della vita che portano avanti, nello sfruttamento che non solo come sfruttati di domani, ma come sfruttati già dai banchi di scuola. E nella lotta degli operai penso ad esempio adesso sappiamo benissimo qua nel territorio bolognese a stare a fianco ai sindacati di base che da dentro il comune al tema delle cooperative si battono quotidianamente contro il sistema degli appalti, ma penso anche ad esempio una lotta recente con cui nella giornata nella campagna che abbiamo organizzato per il salario minimo siamo stati davanti alla Philip Morris, dove i lavoratori degli appalti hanno dichiarato sciopero oltranza per le condizioni di lavoro in cui vivono, e quindi davanti, come siamo stati sempre tante notti davanti all'interporto di Bologna o a Calderara, ai magazzini della logistica, e essere in contatto con quello che è la schiavitù anche del bracciantato anche in Emilia Romagna, nonostante facciano finta di niente, non è una questione che riguarda solamente le campagne del sud, e quindi penso che questi due elementi siano necessari per caratterizzarci, e credo che ci sia l'opportunità, la necessità
indispensabile oggi di rappresentare questa opposizione, in primis al governo Draghi, a quello che rappresenta, e soprattutto a dare una visione del mondo di alternativa reale, differente, a partire dall'opposizione a questa guerra che rappresenta la putrescenza e la barbarie più grossa che l'umanità possa vivere. Grazie. Grazie a Marta. Adesso sentirei appunto Luigi De Magistris su questa questione della sinistra, dell'unità e delle proposte che si possono fare e che si vogliono fare. Buonasera, grazie a Rifondazione Comunista di Bologna di avermi invitato. Ci sarebbero tante cose da dire, provo a portare una testimonianza e quello che è il mio pensiero su come cambiare e costruire un'alternativa culturale, sociale, economica e politica. La prima è che se vuoi abbattere il sistema, e io penso che noi dobbiamo abbattere il sistema non si abbatte con chi sta dentro il sistema. Quindi bisogna cominciare a dire delle parole chiare. Per esempio, il Partito Democratico non è un partito di sinistra. Tutti i partiti che stanno dentro al draghismo sono partiti sistemici. E non è un caso che la mia esperienza di sindaco di Napoli, che certo non è paragonabile al paese, però Napoli non è un comune di 1000 abitanti, è la capitale del Mezzogiorno, è una città, un'area metropolitana di 3,5 milioni di abitanti, il doppio della Calabria, dove il centro-sinistra, il centrodestra e il Movimento 5 Stelle sono stati e sono ritornati a essere fortissimi. Io sono riuscito a governare come sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806, avendo questa fotografia quando entravo in Consiglio Comunale. All'opposizione PD, 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia. E vi assicuro che è un'immagine bellissima. Dall'altra parte c'era un governo autonomo popolare più la sinistra unita, incredibilmente. E ovviamente per sinistra unita non intendo il Partito Democratico, non lo dirò più. Quando dico sinistra unita è un'altra cosa. Quindi questo è un qualcosa che andrebbe studiato, perché abbiamo dimostrato quello che il sistema, il capitalismo predatorio, il liberismo, il turbocapitalismo invece vogliono inculcarci ogni giorno, cioè che non esiste un'alternativa al sistema. È vero che se tu costruisci un'alternativa cercano di farti fuori, ti fanno le sanzioni, cioè ti tagliano i soldi, ti fanno embargo, bombardamenti mediatici, isolamento, ma se tu crei una connessione tra le masse popolari, l'opposizione sociale, le lotte ambientaliste dei movimenti, dei centri sociali, degli operai, dei contadini, insomma di quei fronti che esistono e che non si rassegnano, con chi viene eletto e non tradisce il ruolo che gli viene indicato e per cui viene votato, incredibilmente vi do dei titoli. Là sta scritto: l'acqua non si vende, l'acqua si difende. Nel giugno del 2011 27,5 milioni di italiani votarono in referendum per l'acqua pubblica. Lo dico con orgoglio, ma anche con amarezza, che Napoli è stata l'unica città e l'unica istituzione italiana a aver trasformato una società per azioni in un'azienda speciale tutta pubblica che non fa profitto e fa utili, che investe nelle infrastrutture per l'acqua, nella depurazione, nelle fogne, che ha assunto 300 lavoratori e che ha aperto due fonti d'acqua in Siria e in Palestina. E adesso il disegno di legge concorrenza all'articolo 6 vuole privatizzare tutti i servizi pubblici locali, acqua compresa. E lo sapete, amiche e amici, compagni e compagni di Bologna, che nel PNRR hanno finanziato tutte le multinazionali che gestiscono l'acqua, tranne l'azienda pubblica di Napoli. E allora ditemi questo che cos'è se non un sovvertire in maniera eversiva la sovranità popolare sancita nell'articolo 1, secondo comma, della Costituzione, nata dalla resistenza al nazifascismo, di cui i primi custodi della Costituzione la tradiscono ogni giorno. È il primo tema. Vogliamo fare un elenco a proposito di privatizzazioni, quante città in Italia hanno privatizzato i servizi pubblici più rilevanti? A noi ci hanno detto dall'inizio che io non potevo fare le aziende pubbliche, perché le aziende pubbliche non potevano investire, perché i comuni sono pieni di debiti e quindi l'unico modo per fronteggiare il debito è quello di licenziare,
privatizzare, attaccarti al sistema, e non è manco vero che non ci sono i soldi, perché li hanno trovati in 3 giorni per le armi, quindi anche quello non è vero. Ebbene, io cominciai la campagna elettorale con i rifiuti che arrivavano fino al secondo piano della quel palazzino là con le finestre aperte, e sapete perché c'era l'emergenza rifiuti? Perché era un patto scellerato tra camorra, affari e politica, su affidamenti diretti, subappalti ed esternalizzazioni. Si è risolto quando abbiamo creato la filiera pubblica, così sul patrimonio immobiliare, che hanno svenduto, è la stessa logica nazionale, che hanno svenduto tutto, dalle foreste alle spiagge, al patrimonio, all'energia, hanno svenduto tutto. E invece noi abbiamo puntato sui beni comuni, sull'internalizzazione del patrimonio, non sulla monetarizzazione dei beni pubblici, ma sul profitto sociale, sul profitto culturale. L'esperienza dell'OPG, da cui viene anche poi dopo Potere al Popolo, nasce a Napoli. L'OPG non è stata una occupazione di un luogo, è stata la liberazione di un luogo abbandonato. E così i movimenti sono diventati classe dirigente. Io ho avuto 2 assessori che venivano dai centri sociali, che buttavano le pietre prima al comune, hanno fatto gli assessori. Allora non è vero che non si può fare, però non ne hanno mai parlato, perché noi abbiamo dimostrato che se metti insieme chi è fuori dal sistema e che non perde la connessione sentimentale, empatica, umana, politica con il popolo, non è populismo. Il populismo è quelli che strumentalizzano i bisogni del popolo. Stare in mezzo al popolo non è populismo, è capire i problemi, capire le esigenze, guardare in faccia la disperazione, avere il termometro di città dove la disoccupazione è altissima, dove c'è un disagio sociale. Il conflitto sociale non è una bestemmia, il conflitto sociale non si governa col manganello, il conflitto sociale si analizza, si studia e si risolve stando nel conflitto. E in questo modo tu rompi anche l'economia di guerra, l'economia criminale, il capitalismo predatorio. E poi c'è anche un altro tema, io non lo so se a Bologna se ne parli, ma di mafia e corruzione nel nostro paese sembra che non esistano più, no? Non c'è la mafia, non c'è la corruzione, il PNRR, non c'è controllo popolare, dove lo stanno gestendo, dove stanno decidendo. E anche il modello delle esternalizzazioni, io ve lo dico chiaramente, io rispetto per tutti i modelli, ma a me non piace. Io ricordo la battaglia che abbiamo fatto sulle maestre a Napoli per la scuola pubblica, perché non mi volevano far assumere le maestre, per costringere anche là all'esternalizzazione alle scuole private. Mi hanno denunciato perché ho disubbidito a una legge del governo Monti che ci imponeva, in quanto comune in predissesto, di non fare i contratti alle maestre e non assumere. Io non ho disubbidito alla legge, come hanno detto loro. Ho fatto una cosa diversa, ho obbedito alla Costituzione, che all'articolo 33 parla di diritto di istruzione e all'articolo 3 uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E abbiamo assunto le maestre, le abbiamo stabilizzate, mi sono preso una denuncia, non fa niente in questo paese, più applichi la Costituzione e potrei continuare all'infinito. Beh, noi siamo tutti quanti contenti, no? Voglio toccare un altro tema del razzismo di Stato sui rifugiati e sulle guerre. Io mi fa piacere sentire il Presidente della Repubblica che dice che bella Europa che abbiamo, l'Europa dal volto umano, l'Europa compassionevole, l'Europa che accoglie gli ucraini. È certo che li deve accogliere, porte aperte alle sorelle e ai fratelli dell'Ucraina, ma gli stessi governanti, identici e medesimi, mi hanno denunciato alla Procura della Repubblica perché quando Conte, Di Maio, Toninelli e Salvini mi ordinarono di chiudere il porto di Napoli perché dovevo far morire in mare quelli con la pelle nera perché non facevano entrare le ONG nel porto di Napoli, quelli, non ho capito, non erano rifugiati che dovevamo accogliere, non venivano dalla guerra di merda che ha fatto la NATO, gli Stati Uniti e l'Occidente, come la guerra di Putin fa schifo pure quella nella ex Jugoslavia, in Libia, in Afghanistan, in Iraq, se no che pacifisti siamo? La pelle bionda e la pelle scura, la fratellanza universale, ve lo dico da giurista, è un diritto o una concessione che ti dà il padrone? Cioè chi è che decide quando dobbiamo accogliere? Se una persona sta morendo, io la devo salvare, me lo dice la mia coscienza, ma lo dice la Costituzione, articolo 2, doveri di solidarietà, uguaglianza, fratellanza, libertà. E allora la strada c'è, però dobbiamo mettere insieme alcune cose. Non fare, direbbe Totò, la somma non fa il totale.
non facciamo l'errore di fare cose che questo paese è già conosciuto, e per la prateria e il campo che abbiamo quel tipo di offerta politica in questo momento non è attrattivo. Quindi noi dobbiamo mettere i non allineati, cioè la gente che non si è fatta mettere il guinzaglio, gente individuale ma anche personalità dei partiti, i partiti uniti come ho detto prima, le collettività, le associazioni, i movimenti, le reti civiche, gli intellettuali, gli operai, tutta gente che non ha il guinzaglio, gente credibile. La credibilità non si compra al mercato. Attenzione, noi dovremmo affrontare soprattutto al sud l'inganno del Movimento 5 Stelle, perché tanta gente che io incontro mi dice vabbè, ma voi perché sareste diversi se noi già abbiamo votato quelli che dicevano onestà, svuotiamo il paese come una scatoletta e come un calzino. L'antidoto c'è, è la credibilità delle persone che noi metteremo nel progetto, la credibilità di persone che sui territori hanno lottato contro le mafie, contro le discariche, contro le opere dannose di cui parlavate prima, per il sociale, per gli ultimi, per le persone emarginate. Dobbiamo mettere queste storie qua. E poi una serie di ingredienti che sono stati, secondo me, come dire, il sale democratico di esperienze importanti. I media non hanno parlato dell'esperienza calabrese, perché ovviamente andava cancellata. Calenda prende il 20% a Roma, Calenda, noi abbiamo preso quasi il 20% in Calabria. Cioè, la Calabria è la regione più problematica d'Europa, dove sanno prima di quello che tu pensi chi devi votare, già sanno tu con chi vai a votare. L'abbiamo fatto unendo tutta la sinistra, con Mimmo Lucano dentro e tutta la sinistra, tutte le associazioni. A Cosenza abbiamo preso il 34,5 in 6 mesi con lo zainetto, senza un euro, senza un manifesto. Ho girato le campagne, le aree interne a 48 gradi, però la gente ci ha visto e ci continua a vedere. A Rende il 34%, a Catanzaro il 20, a Crotone il 12, a Reggio il 12, in Aspromonte il centro-destra ha preso il 90, io ho preso il 2 nelle aree interne. Ci arriveremo. Sarà più difficile, ma là c'è il compare, c'è quello che ti dà il finanziamento, però poi devi far lavorare quello che ti dice lui, devi far lavorare quella ditta là e poi devi votare. È il sistema che mi ha espulso da quella terra quando facevo un altro lavoro. Il sistema lo conosciamo, col sistema non si media, il sistema si abbatte in modo pacifico, non violento, ma non si può mediare. Allora, o noi siamo in grado di mettere insieme persone libere, senza prezzo, autonome, competenti, coraggiose, appassionate, visionarie, innamorate, folli, certo, folli. Io quando ho cominciato la campagna elettorale a sindaco di Napoli, la gente si pensava che ero completamente pazzo, a cominciare da mia moglie, che mi disse la prova definitiva della tua follia. Può essere, ma come possiamo abbattere il sistema se non siamo un po' visionari? Scusate, ma come lo possiamo fare con il calcolo? A noi interessa andare in Parlamento per stare nel... No, non lo so. Se questa era la partita, io non ci sto, perché l'avrei potuto fare nella mia vita sempre. A noi interessa dare un megafono a chi questo caspito di megafono non l'ha avuto mai. Poter provare a attuare finalmente una Costituzione che io amo, ma che mi sono stancato di difendere, di vedere mortificata, umiliata e schiacciata. Quindi mettiamo insieme i pacifisti, gli ambientalisti, la sinistra, e vi assicuro succede una specie di miracolo quando cominci a fare le cose di sinistra, parlando di sinistra, ma è più importante fare le cose di sinistra. Ti accorgi che gente di sinistra comincia a fare le cose di sinistra che non aveva mai immaginato nella vita di fare cose di sinistra. Ma perché noi pacifisti possiamo pensare che siamo solo noi pacifisti? Allora l'intelligenza è che dobbiamo cogliere un mondo ambientale, un mondo pacifista che è largo. Scusate, il Papa usa parole sulle quali noi ci riconosciamo, è curioso, in Draghi non ci riconosciamo che è il nostro capo del governo, ci riconosciamo certe volte in un capo di un paese straniero. Ambientalisti, fronte costituzionalmente orientato, le lotte sociali, le lotte contadine, la lotta alla mafia, alla corruzione, la lotta alle disuguaglianze, il salario minimo, la distribuzione delle ricchezze, il diritto alla casa, l'aggressione ai patrimoni, alle rendite finanziarie. Insomma, sto programma, parliamoci chiaro, chi lo può fare? Mettiamo 4-5 parole chiare,
incominciamo a camminare, ad attraversare il paese dalle aree interne alle periferie, agli Appennini, dalle aree dove mai nessuno ci va più, perché non esiste solo la televisione, i social, i mi piace, i like, le condivisioni, i post, le chat. Alcuni pensano che la politica adesso si può fare nelle chat, non è così. Guardate, è bellissimo fare la politica attraversando le persone, perché là è il termometro. Allora, io la voglio fare così: se riusciamo a costruire una roba di questo tipo, noi non possiamo nemmeno parlare solo di opposizione al draghismo, noi dobbiamo essere più ambiziosi, consentitemelo, perché la rivoluzione si fa con le masse popolari, ma si fa anche quando vai nelle istituzioni, perché il diritto non è uno strumento oppressivo se hai la mente rivoluzionaria, il diritto è uno strumento di espansione dei diritti, il diritto ti consente, come dice l'articolo 3 secondo comma, di affrontare le disuguaglianze economiche e sociali, insieme alle masse popolari che devono rimuovere gli ostacoli, puoi creare un nuovo modello di sviluppo della persona umana, come dice l'articolo 3, puoi tutelare il paesaggio, puoi applicare il lavoro, puoi fare quelle battaglie che se non vai là dentro diventa solo una testimonianza e diventa solo un movimento politico e basta. Proviamo a unire, e concludo, tutto questo. Io vi ho portato degli esempi, voi potreste dire vabbè, ma sai, effettivamente Napoli non è l'Italia, è vero, però sono esempi che si può fare. Però se rimaniamo isolati saremo aggrediti, perché il sistema distrugge chi è autonomo. E questa roba qua me l'ha insegnata Pasolini, e chiudo su Pasolini, ascoltandolo, leggendo. L'autonomia è un elemento di forza e un elemento di debolezza. Io sono stato autonomo da quando ero bambino, scugnizzo, a scuola, sempre autonomo, anche in magistratura. Ero talmente autonomo che mi hanno espulso, non facevo parte delle correnti, non facevo parte di niente. Ero autonomo perché avevo vinto un concorso e speravo di applicare la Costituzione. Ci ho creduto a questa Costituzione, pensate un po', ci ho creduto. Ci ho creduto che i ladri di polli vanno un po' capiti meglio e i ladri di Stato un poco meno. Ho capito che la legge uguale per tutti significava tante cose e mi hanno fottuto. Da sindaco sono stato autonomo e li ho fottuti a loro. Perché mentre da magistrato non potevo cercare il consenso della gente, con la politica abbiamo creato la connessione. Allora l'autonomia per noi deve essere un elemento di forza e non sarà elemento di debolezza se sapremo costruire un grande movimento popolare, un'unità popolare, un grande fronte che attraversi l'Italia e che deve affascinare, amiche e amici. Qua dobbiamo fare uno sforzo tutti, mettiamo in campo un'azione che appaia veramente innovatrice, forte, radicale, rassicurante, perché noi vogliamo governare. Poi ci manderanno all'opposizione e noi faremo l'opposizione, ma dobbiamo avere l'ambizione di costruire un programma di alternativa. Prima o poi noi dovremmo applicare ciò che loro non applicheranno mai: la corsa al disarmo e non alla corsa al riarmo, la ridistribuzione delle ricchezze, l'economia circolare. L'avete sentito a Draghi qual è la ricetta per l'energia? Fossile, carbone, nucleare, rigassificatori, inceneritori, privatizzazione dell'acqua, siccità. Ma dove andremo a finire? Noi non abbiamo il diritto di combattere, amiche e amici, noi abbiamo il dovere di combattere. Ce lo dice l'articolo 3, il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli. Noi non possiamo stare più seduti sulla sedia. Ci vuole un'insurrezione culturale, ma io lo vedo anche, lo dico per i miei figli, per i ragazzi, per i bambini, per la gente che incontro. Quindi combattiamo per la giustizia, una giustizia sociale ed ambientale. Su questo progetto noi ci siamo, io sto già, devo dire, attraversando l'Italia e devo dire la verità, io non sono pessimista. Voi direte, vabbè, ma chi è pazzo? Va bene, pigliamolo per buono e poi faremo un giorno un dibattito qua a Bologna e io non saprò rispondere se uno è normale o è pazzo. Questo lo affidiamo alla serata, al bicchiere di vino, alla birra e altre chiacchierate un domani da fare insieme. Grazie. Allora, devo dire che innanzitutto siete tutti arruolati, avete capito? Siete tutti di fondo ottimismo, cioè io già insomma, non ci vedo al governo con
vedo ottimismo in questa e lo diffonde proprio, è contagioso, bisogna anche perché effettivamente lui De Magistris ha avuto prova che questa sua follia gli ha dato ragione, quindi allora innanzitutto stavamo aspettando, io non è che guardavo il cellulare, questo sta ritardando ancora il treno da Roma, c'è un problema sulla Roma-Firenze, da quello che ho capito, quindi spero che arrivi a Cervo, perché sarebbe la voce di Rifondazione Comunista, sarebbe importante. Ecco, volevo solo dire che come Rifondazione Comunista noi ci siamo in questo percorso. Mi interessa molto anche il programma che in poche parole è stato tracciato da Dora a livello anche proprio di concretezza territoriale, a livello nazionale da Marta e anche a livello sempre nazionale da De Magistris. Proprio sono stati toccati tutti i temi, il tema dell'immigrazione, questa visione che l'abbiamo e continuiamo ad averla solo noi, la questione relativa ai migrati di serie A e di serie B, perché dovuta più a una scelta politica internazionale che a una scelta di visione proprio relativa alla sensibilità per l'immigrazione, quella che ha il Partito Democratico, che non è un partito di sinistra e hanno anche tutte le altre forze alternative. Ecco, noi siamo distinti da questo e ci unisce il voler considerare i beni pubblici, l'acqua, lo accennava il compagno De Magistris, posso chiamarti compagno De Magistris perché mi viene spontaneo e naturale, ecco, la questione dell'acqua è un problema, effettivamente Napoli è stato l'unico comune che l'ha mantenuta pubblica, qua è un business, le imprese che gestiscono acqua e che gestiscono anche gas, pubblici, che non sono più pubbliche, hanno utili e continuano ad avere utili. Abbiamo molte più cose che ci uniscono, anzi secondo me abbiamo proprio, basta la volontà di superare piccoli steccati che ci sono stati per vicissitudini politiche e avere in mente un percorso comune che non deve essere la sommatoria, l'avete detto tutti, ma deve coinvolgere tutti voi e tutti noi, deve partire un attimo dal basso e deve portarci ad avere, pian piano, non con troppa calma, ma con avendo in mente la possibilità e la necessità di entrare in questa istituzione. Adesso c'è stato anche il taglio dei parlamentari, una cosa sempre più difficile, però dobbiamo cercare di portare le nostre ragioni. Allora,